Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Michele e i Rettili. Sì, devo tagliarmi i capelli, lo so. La domanda principale che il neofita mi fa è sempre: con che rettile posso cominciare? Quale rettile posso prendere? Magari ignoranti il fatto che avessi già fatto un video in passato. Essendo molto vecchio, essendo un po' datato, vorrei rifarlo a mo' di classifica. Facciamo l'escalation dei rettili che consiglio di più al neofita. Al quinto posto abbiamo sicuramente il pitone reale. Ci sono moltissimi morph e quindi colori tra cui scegliere. Tantissimi allevatori ne hanno e anche molti negozi di animali. È così su nella classifica perché a volte viene descritto come un po' rognoso. Come abbiamo visto nella guida alla cura del pitone reale, che è qui, la trovate, questa rognosaggine è dovuta spesso a degli errori da neofiti, quindi il neofita lo rende un animale un pelo più difficile da tenere, quindi se è il vostro primo serpente forse non è la più grande esperienza che possiamo avere. Però è comunque un animale molto molto semplice da tenere e di grandissima soddisfazione. Sarà facile da trovare alle fiere, dagli allevatori privati e anche dai negozi di animali. Il prezzo non è altissimo, si può maneggiare molto facilmente, ma è comunque un animale che sarebbe meglio non maneggiare, come tutti gli animali di questa lista. Il pitone reale in particolare perché è notturno e quindi di giorno lo rischiamo di stressare. Infatti il neofita spesso rischia di farlo diventare un animale un po' aggressivo. Il pitone reale dovrebbe essere un animale così. Calmo, coccoloso, tranquillo, dove lo metti lui sta. Certo, c'è personalità e personalità, ovviamente non tutti i serpenti sono per forza così, però con qualche errore nella cura, nelle temperature, nelle umidità o nel maneggiarlo troppo, rischiamo di farlo diventare un animale un po' fastidioso. Ricordo che non è un animale velenoso, come abbiamo detto in questo video, ed è quindi un serpente totalmente innocuo. Si ciba come tutti i serpenti di topi surgelati, ma ne parliamo più a fondo nella guida alla cura sul pitone reale. Un altro animale molto facile da tenere è la pogona. Questa non mi ha mai visto, eppure guarda, si fa maneggiare perfettamente da me come se fosse il mio cagnolino. Diciamo che è uno dei rettili più maneggiabili di tutti e anche bella grande di dimensioni, quindi è perfetta per chi vuole un animale abbastanza grandino, ma ovviamente ci vuole un pochino più di impegno essendo di queste dimensioni. Nel senso che sono comunque animali onnivori e hanno bisogno di una dieta variegata, anche se rimangono gli animali più consigliati per un neofita, proprio perché non è troppo difficile fornirla. Dovranno comunque mangiare insetti, molti anche, ma proprio tanti. Però dobbiamo cibarla anche di cibi verdi, solitamente diversi tipi di insalate come rucola, riccia, endivia, valeriana, non mi ricordo più, e robe del genere. Io non ho una pogona, quindi... Però guarda che bella che è fantastica, cioè tu la metti qua, lei rimane lì. Questi sono animali che si trovano molto facilmente in giro, anche nei pet stores, e solitamente non costa neanche tanto. A me piace tantissimo il pogone, ma la loro cura non fa per me, non so. La cacca puzza un casino, mi dice la regia, mi dicono che le loro feci odorano, hanno un odore particolare, insomma gli spuzza il c***o. Comunque, diciamo che sono i rettili più buoni che potete desiderare. Guarda, sta lì e via. Scavando nella pozza d'acqua. Oh, ma che bello! Ecco. Come si chiama, gli ha un nome? Tommy! Ma Tommy! Qui è Tommy! Già, ah, sgamato, Prima di andare avanti vorrei parlarvi dello sponsor di questo video, che è Memory App. È l'azienda che mi ha insegnato a gestire il mio tempo e quindi a gestire anche il mio canale YouTube con 100.000 iscritti. Io non ho managers, non ho network, non ho editors, faccio tutto da solo. E devo dire che un contributo a questa mia indipendenza l'hanno avuto soprattutto i corsi di Memory App. Lì insegnano tecniche mnemoniche, come studiare più velocemente, come gestire il proprio tempo da soli. Così ci siamo messi d'accordo per sponsorizzare dei miei video, dato che io credo molto nella loro azienda e ho potuto toccare con mano i loro corsi che sono molto interessanti. Se volete ci sono dei seminari gratuiti e le date sono qua sotto in descrizione, che vi daranno un'idea di quello che potete imparare a fare. Se volete invece iscrivervi al corso, seguite il link qua sotto. Iscrivendovi supporterete il mio canale e allo stesso tempo imparerete delle tecniche che permettono a studenti, gestori di aziende o persone che gestiscono il proprio tempo da sole come me, delle abilità chiave per farlo in modo ottimale. Certo, possiamo farlo anche senza corso, cambia l'esecuzione.
Questi sono infatti i corsi per farvi risparmiare tempo. Durante tutto il corso e anche dopo sarete seguiti da una persona assegnata a voi per controllare i vostri progressi e continuare a stimolare il vostro interesse nella vostra crescita personale in maniera disinteressata. E sì, perché la cosa che mi piace di più di questa azienda è che lo fanno per far raggiungere un risultato alle persone. Solo così poi hanno persone come me, ad esempio, che parlano bene della loro azienda e quindi hanno anche più iscritti. È inutile farsi pubblicità dicendosi da soli siamo fortissimi, siamo bellissimi. Lasciamo parlare gli studenti, e i loro studenti sono tutti uno più gasato dell'altro. Andate quindi a vedere Memory App, tutte le info sono in descrizione, così supportereste sicuramente anche il mio canale. Andiamo avanti con il video. Al terzo posto metto il geco leopardino. È sicuramente l'animale più coriaceo che possiamo tenere, perché è molto facile dargli tutto quello di cui ha bisogno, perché ha veramente pochi bisogni. Rispetto agli animali di cui abbiamo parlato prima, il geco leopardino veramente riesce a prosperare con poco. Basterà un tappeto riscaldante che gli dia le temperature corrette nella zona calda del terrario. Anche su questo animale abbiamo fatto una guida alla cura, andatela a vedere che va un po' più nel dettaglio. E basterà dargli da mangiare insetti vivi. Sì, questa è l'unica cosa che potrebbe deterrere un allevatore alle prime armi. Però questi insetti vengono venduti in tutti i negozi di animali, sono abbastanza facili da trovare. Non serve neanche per forza allevarli, se si ha soprattutto uno o due gechi. Gli adulti mangiano due volte a settimana. Oltre al riscaldamento e il cibo non ci sono tante cose da dargli. Forse una ciotolina dell'acqua. Per questo sono animali molto semplici e che danno moltissime soddisfazioni più che altro. Perché non sono in questa posizione solo perché hanno pochi bisogni, ma sono in questa posizione anche perché è bello interagirci, sono molto simpatici come animali. Dai, guardalo, guardalo che stupido. Cioè, dimmi tu, Sono animali curiosi, esplorano, di giorno sono mediamente attivi, sono più attivi la mattina e la sera, perché essendo animali crepuscolari questa è l'ora in cui sono più svegli. Mettono le loro riserve di grasso in questa coda grassoccia e quindi, anche se c'è un momento di fame, non rischieranno di morire di fame, proprio perché sono abituati a vivere nel deserto. Anche per questo animale, essendo che è tantissimo tempo che lo si alleva in cattività, ci sono tantissimi morph tra cui scegliere, e cioè tantissime colorazioni. In generale sono dei pet fantastici, quindi creano veramente degli animali domestici molto molto carini da tenere. In seconda posizione ci sono i gechi ciliatus. Purtroppo non li ho io come animali domestici, ma ho avuto modo di poterli maneggiare qua a casa mia grazie a Bassi Garden. Ne ho allevati in passato e devo dire che sono animali molto molto simpatici, molto diversi rispetto a altri rettili, hanno un po' quel look più alieno. Sono in seconda posizione perché secondo me hanno anche meno bisogno di un geco leopardino. Parliamo appunto del riscaldamento, stanno bene a temperatura della stanza, quindi si potrà anche non riscaldarli. Certo, dipende da situazione a situazione, quindi se viviamo nel polo nord è bene riscaldarli lo stesso, ma diciamo che non è un requisito essenziale, quindi possono vivere anche senza riscaldamento. Hanno una dieta però che li porta a mangiare sia insetti che frutta. Per la parte della frutta ci sono dei cibi liofilizzati che è facilissimo dare. Si mette l'acqua, la polverina e diventa un pastolotto che il geco mangerà, per cavoli suoi. Ma una o due volte al mese sarebbe bene supplementare anche con insetti vivi, altrimenti il geco non otterrà abbastanza nutrimento. Ne abbiamo parlato più a fondo in questo video, se vi va di guardarlo va molto più a fondo di questo. Questi animali sono simpaticissimi, sono dei salterini, ma appunto secondo me il loro look alieno mi lascia un po' perplesso, non capisco bene che cosa gli stia passando per la testa. Però il mio gusto personale non deve intaccare questi video, perché so che a moltissime persone piacciono i Corophalus ciliatus ed è per questo che li metto in seconda posizione. Come per tutti gli animali in questa lista, costano poco, sono facilissimi da reperire e hanno tantissime colorazioni diverse, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Prima di parlare del numero 1, parliamo di menzioni onorevoli, quelli che comunque sarebbero animali molto da neofiti, ma che non sono riuscito a inserire nella lista per uno o per un altro motivo. Uno di questi è lo scinco dalla lingua blu. La cura di questi animali è abbastanza facile, è difficile studiarla perché ci sono tante sottospecie e magari una sottospecie ha bisogno di tantissima umidità e l'altra ha bisogno di tantissima aridità, secchezza. Quindi è difficile capire, ma una volta capito di che animale stiamo parlando e riusciamo a studiare la sua cura, si tratta veramente di due cavolate. Quindi è sicuramente più difficile un geco leopardino, ma un neofita può tranquillamente tenere una tiliqua. Quello che non l'ha fatta entrare nella lista è che è molto difficile da reperire nei negozi e quindi magari un neofita non sa a che allevatore rivolgersi, non sa chi chiamare, perché non è appunto nell'ambiente. E anche il costo. Parlando della tiliqua Gigas, possiamo anche pagarla poco, ma una tiliqua come la mia, che è l'intermedia con le australiane, parliamo di 450-500 euro per animale. Un altro animale molto molto semplice per i neofiti è l'Emmitteconyx caudicinctus, il geco dalla coda grassa. È letteralmente un geco leopardino, ma è un'altra specie. Se vogliamo un animale un po' diverso ma con la stessa identica cura del geco leopardino,
possiamo prendere questo. Oppure possiamo andare su una specie diversa, come il Gorninosaurus Ainanensis. Il mio Umbreon non mi ha mai dato problemi, è super resistente, facile da tenere, ma non l'ho consigliato nella lista proprio perché è invisibile, non lo si vede mai, è un geco notturno, a volte esce, a volte no, è sempre nascosto, quindi magari un neofita vuole vedere quello che ha appena preso. Non costa tanto, ma sarà difficile comunque da reperire, perché appunto non tutti ce l'hanno, quindi non è riuscito ad entrare nella lista. Come anche il Parodura Picta. Questo è un altro geco molto facile da tenere, si trovano tantissime guide alla cura in giro, tante risorse. L'unico problema col Parodura Picta è che i 5 animali che abbiamo listato in questa lista sono sicuramente più facili di quello. Quindi diciamo che sarebbe in sesta posizione. Andiamo avanti, parliamo del numero 1. Oh! E il numero 1 è un serpente. Pantherophis guttatus, l'ex elafe guttata. La si trova in tutti i negozi, costa pochissimo, ci sono una miriade di morph diversi, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. È un serpente bellissimo, abbastanza grandino, bellissimo da maneggiare, non aggressivo, non velenoso, totalmente innocuo, curioso, simpatico e non mi ha mai dato problemi, mai dato problemi. Gli altri animali di questa lista mi è successo di doverli portare al veterinario, questo no. E chiedete altri allevatori di Pantherophis, sono animali molto resistenti, molto coriacei, hanno bisogno di mangiare una volta a settimana un piccolo topo surgelato. Sono animali fantastici, possiamo anche spendere tantissimi soldi per un morph raro come questo ad esempio, oppure spendere 40 euro per un ancestrale, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. È un animale diverso dal solito e secondo me tra tutti gli animali esotici questo è il più semplice. Ditemi un animale più semplice di questo, ditemi un animale che mangia meno di una volta a settimana, che ha bisogno solo di un terrario di riscaldamento e qualche tana con la ciotola dell'acqua. Ovviamente un pappagallo non è sicuramente più facile, un pesce rosso non è sicuramente più facile. Certo, va opinioni, scrivetele nei commenti secondo voi se ci sono animali più semplici di questo da tenere in cattività, ma per quanto riguarda i rettili, numero uno secondo me è questo. I serpenti proprio sono rinomati per essere molto resistenti e poi molto simpatico, lo riusciamo a abituare tranquillamente a essere anche maneggiato. Ricordiamo però ancora una volta che tutti questi animali sarebbe bene maneggiarli il meno possibile. Parliamo quindi magari di una volta a settimana. Cosa ne pensate? Fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti. Se volete supportare tutti i miei animali e permettervi di portare anche più video, iscrivetevi su Patreon, il link è qua sotto. Andate anche a vedere Memory App, che ha sponsorizzato questo video, se volete cambiare la vostra vita. Vi ricordo che sono in live sul sito Viola il lunedì e il venerdì dalle 8 a mezzanotte e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Che cosa? Non conosci Agripet Garden? Cioè, dopo 10.000 video che ci ho fatto... Vabbè, Agripet Garden è il negozio più divertente, più sparafaggioso, più scarabarantico di tutti. Non ci sono aggettivi, quindi ho dovuto inventarmeli. Cos'è Agripet Garden? È una religione? È un manifesto? È un movimento politico? No, è un negozio di animali. Dovevate aspettarvelo. Secondo te cos'era? Che vendono robe per animali. E anche qui potevi arrivarci da solo, quindi cosa servo io? Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Mamma! A cosa serve la mia vita? Perché me l'hai data? Vendono un sacco di cose online, te lo spediscono direttamente a casa, cioè meglio di così, cosa c'è? Hai bisogno di un tappeto riscaldante? Hai bisogno del cibo per pesci? Hai bisogno dei grilli vivi o dei topi surgelati? Bene, c'è Agripet Garden. Vai a fare un salto sul loro sito e vedrai che la tua vita sarà un po' più leggera. Un panetto? Adesso mi divento un panetto, mi gonfio. Sono un pancake. Ritorno perché mi devo sciacquare. Quanto è bello. Mi manca avere una pogona, è simpaticissima. Sì, guarda, poi lui ti guarda, ti sposti e viene lì e metti la mano con la linguetta, ti tocca la mano con la linguetta. Mi sembra. Ormai ha preso già questo tipo, si deve fare il bagno, impanarsi.